Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi l'unboxing di un pacco che mi è arrivato da Emp Italia. Voi sapete, io collaboro con Emp Italia da un sacco di tempo, da almeno un anno, ma in questo caso, questo video specifico, non è sponsorizzato, nel senso che il pacco l'ho comprato con i miei soldi. Non ero obbligata a mostrarvelo in video, però siccome ci sono cose talmente belle che voglio mostrarvi assolutamente, ho deciso di fare lo stesso questo video. Il pacco è così, non è tanto grande, non è neanche tanto piccolo, non ve lo giro perché ci sono in bella vista proprio stampati a caratteri cubitali i miei dati, però vabbè, c'è sempre il nastrino con scritto Emp e quindi come sempre è un po' ammaccato, spero dentro non sia rovinato, ma lo scopriremo solo aprendolo. Questo è quanto e ora vi faccio vedere nel dettaglio. La prima cosa che mi salta all'occhio è questo Funko Pop qui, che come vedete è un Funko Pop di Mulan. Questo non è per me, questo è un regalo, quindi ve lo faccio vedere molto velocemente senza aprirvelo, senza tirarlo fuori dalla scatola, perché appunto non è per me. È fatto così, è meraviglioso, vi giuro, prima o poi lo comprerò, ma in realtà prima o poi le comprerò tutte queste principesse così un po' particolari, con i capelli al vento. So che questo Funko Pop è super iper mega dettagliatissimo, addirittura sul braccio ha le scritte che si fa quando deve essere esaminata. Non posso dirvi altro perché non posso aprirlo, però mi sembra bellissimo e sono sicura e fiduciosa che sia perfetto. Ci sono poi tre Mystery Minis e un altro Funko Pop. Credo che il Funko Pop, l'altro che è la cosa più bella di tutto l'ordine, lo terrò per ultimo e per il momento andrò ad unboxare queste Mystery Minis. Sono tutte e tre di Harry Potter. Due dell'ultima collezione uscita, una off topic, quindi esclusiva, l'altra regolare. E poi c'è questa qui che dovrebbe essere della prima edizione, se non sbaglio, lo vedremo. Ta-daan! Apriamole. Iniziamo da questa, che è la più vecchia. E ragazzi, non mi ricordo se questa è la prima o la seconda edizione uscita, wave uscita delle Mystery Minis. In ogni caso, non credo sia molto importante. Piuttosto, la cosa importante è ciò che c'è dentro, se riuscissi ad aprirla. Io spero di trovare qualche animaletto, tipo Crosta, Nagini, magari la McGranite versione gatto, oppure il cane di Hagrid. Adesso vediamo. Ah, un odore buonissimo. Come al solito, nero, e già sento che c'è un personaggio perché sento il viso. Allora, così a tatto, secondo me è Hermione. Mi sembra Hermione perché ha i capelli lunghi. Adesso lo scopriremo. Andiamo ad aprire questa bustina nera e vediamo. Ed infatti, come volevasi dimostrare, Hermione, insomma, sono una maga del Mystery Mini al tatolo. Vabbè, in ogni caso si capiva benissimo perché è l'unico personaggio con i capelli lunghi ed è molto carino. Non ce l'aveva Hermione, non ce l'avevo, quindi sì, sono felice di averla trovata, per la verità. È davvero molto carino. Apriamo poi una di queste altre due. Direi di incominciare da questa qui, che è quella non exclusive, quindi quella regular, la versione che si trova, che non è limited edition, insomma. Come sempre sono incollate con la cattiveria pura. Ok, si apre, si apre. Allora, al tatto, questo è assolutamente Harry. Si sentono gli occhiali, si sentono gli occhiali, quindi non può essere altro che Harry. Ed infatti Harry sì, è Harry nella sua versione normale, perché c'è anche una versione limited edition di Harry Potter, però è in quella exclusive, quindi niente, è questo qui. È questo Harry qui con la divisa di Quidditch, gli occhiali. In realtà è veramente molto carino, non avevo il Mystery Minis di Harry e quindi vabbè, insomma, si aggiunge alla lista dei miei Mystery Minis di Harry Potter, molto 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 carino. E infine apriamo quella exclusive, che per la verità è identica a quella normale, solo che ha tre personaggi differenti rispetto a quella normale, che sono in questo caso Harry Potter sporco, insomma, con la divisa sporca, il viso sporco, Lucius Malfoy e Tom Riddle versione seppia, quindi colorato seppia. Spero di trovare quest'ultimo, ma con la fortuna che mi ritrovo, troverò un'altra volta Victor Krum. C'è il bollino appunto exclusive, off topic exclusive, portata in Italia da Emp. Proviamo ad aprirla, perfetto, ce la facciamo, sì. E questo è, ok, allora. No ragazzi, sento gli occhiali, questa è un'altra volta Harry Potter. Oddio, un'altra volta Harry Potter nella stessa identica versione, guarda, guarda, mannaggia. Spero sia la versione quella sporca, se no ho due cose uguali. Sì, no. Chi è? Che cosa sei tu? Sì, spero che sia quella versione lì, no? Sì, 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 ragazzi, ho trovato Harry Potter Exclusive, che è questa qui appunto, nella sua versione, non è sporca per la verità. Perché dicevo che era sporca? Perché sembrava sporca.
In realtà non è assolutamente sporca, c'è semplicemente lui con il mantello dietro e tranquillamente i capelli un po' arruffati, però insomma è lui. Vi faccio vedere la differenza tra quello nella versione normale, insomma, che si trova nella Mr. Minis Regular e quello nella versione Exclusive Off Topic. Sono praticamente, cioè, identici, se non fosse per i capelli, perché qui ha il mantello aperto, qui ha la divisa da qui, dice, vabbè sì, cioè sono diversi, non sono uguali. Ne ho due adesso di Harry Potter, però vabbè, non uguali. Mi sono pure tagliata con queste maledette Mr. Minis e adesso mi esce il sangue. Ed infine il Funko Pop per cui ho fatto quest'ordine. Avevo visto su Amp che c'era quest'ordine, dovevo anche fare un regalo. Dico vabbè dai, due piccioni con una fava, compro questo bellissimo Funko Pop, faccio questo regalo e le Mr. Minis sono venute dopo perché erano carinissime. Allora, come sapete è uscita appunto una nuova wave di Funko Pop di Harry Potter, che hanno appunto, c'è Harry con la mandragola, Ron con la mandragola, c'è Gilderoy a Lock, Tom Riddle, e c'è anche Myrtle la malcontenta. Questa è l'edizione Glow in the Dark, che è exclusive della Summer Convention americana, insomma. È fatta benissimo, io già la vedo, ed è meravigliosa. È Glow in the Dark, come vi ho già detto, e ora ve la apro, cercando di non rovinare nulla. Il Funko Pop è così, con tanto di piedistallo, perché senza piedistallo non si regge, ed è semitrasparente. Io, vedendola alla luce, noto che è semitrasparente. Voi non credo che dalla fotocamera riusciate a vederlo, in ogni caso è così, ha gli occhi blu, ha questi occhiali che si muovono, quindi non vorrei toccarli che sennò li rompo, dietro è fatta così, e sì, è meravigliosa ragazzi, è meravigliosa, e ho provato anche se effettivamente si illumina al buio, e sì, si illumina al buio, però essendo adesso giorno non riesco a, cioè non si illumina così tanto, sono fiduciosa però che di notte faccia una luce scintillante meravigliosa, è bellissima. Vorrei anche il fantasma di Nick quasi senza testa, perché secondo me anche quel pop è meraviglioso, soprattutto perché ha la testa mezza staccata. Però vabbè, per il momento mi accontento, insomma sono felicissima di essere riuscita a prendere questa exclusive di Myrtle la malcontenta, che su Amp, se non sbaglio, già è terminata, è durata tipo mezza giornata, perché vabbè ci sta, tutti i fan di Harry Potter la vogliono, e vabbè, in ogni caso questo qui. E basta, il video è concluso, vi ho fatto vedere tutto, qui la scatola è vuota, c'è soltanto della carta. Spero che vi abbia fatto piacere questo video, spero che vi abbia fatto piacere vedere quello che ho acquistato, anche se non è una collaborazione in ogni caso. Io vi mando un bacio enorme, fatemi sapere se siete riusciti a prendere il pop di Mirtilla malcontenta, e niente, un altro bacio enorme, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!